Ladies and gentlemen, welcome to the second episode of the Golden Page. Siamo tornati dopo una settimana. Esatto. Una settimana di vacanze. Gente che torna dalla scuola. Gente che entra, gente che esce. E siamo in Inghilterra. Non si capisce più nulla. Mamma mia. Signori, il primo match che si svolgerà questa serata è un big match. Perché, signori, oggi ci sarà la sfida tra Devil Lightning contro un nuovo debuttante in federazione in un match di qualificazione per il ladder match di Struggle for Freedom. Struggle for Freedom che è a poco tempo oramai da noi, e solamente questo show è l'ultimo stop prima di Struggle for Freedom, e il ladder match di quella serata, come posso dire, è già bello carico, perché abbiamo nomi del calibro del campione Andy Williams, il Judas Steel, il veterano ormai del wrestling, un veterano ormai nel wrestling, Chris Sinister, che nell'ultimo periodo ha conquistato molte vittorie, soprattutto quella dell'ultimo evento della federazione, Angels and Demons, nell'Highway to Hell match, e tanti altri partecipanti. Vediamo chi riuscirà a vincere questa opportunità, se sarà Devil Lightning o il nuovo ragazzo. Date un benvenuto a CJ Hangman, carico come non mai. CJ che è qui per dimostrare le sue capacità in ring, un giovane talento della federazione che sono sicuro metterà i bastoni tra le ruote a il diavolo della compagnia Devil Lightning. CJ che viene tra l'altro da notare questa sua maschera molto particolare, inquietante. CJ si carica con il pubblico, indica tutti, e Devil gli passa accanto molto scazzato, come per dire: ma te che vuoi fare, ragazzi? CJ sembra veramente pronto per portare a casa la vittoria, ma Lightning lo vedo bello concentrato e lo vedo bello determinato nel vincere l'incontro. Con queste parole, signori, sono rincoglioni. Madonna, lasciamo perdere, per favore. Tu sì che hai molta coerenza per i wrestler. Madonna, sì che il match ha inizio. Attenzione, pump kick subito da parte di CJ, che punta sulla velocità. Aia. Però rimane in piedi Hangman. Oddio, presa tra i due. Irish Vedo Whip. La differenza di stats da Eggman è signori, pop up German suplex con Ponte, stupendo. Tenta lo schienamento solo conto di uno, solo però conto di uno, e ancora si carica CJ. Date, aspetta che si rialza Devil Lightning, non va a segno, lo prende forse per un suplex. No. Calcione di CJ che manda al tappeto Hangman, che manda al tappeto Lightning. Mio Dio, non ricorderò mai il nome di questo atleta. Uppercut fantastico, rende la rincorsa, ancora uppercut, gomitata. 619 a segno. Va per l'uppercut. Va per l'uppercut al volo, ma non ce la fa. Non riesce. Calcione. Calcione. Attenzione,
Oh, ancora, punta sulla velocità. Ancora. CJ! Incredibile, incredibile. Attenzione. Lo prende. No. Se lo carica. C'è un'occhiata sullo stomaco. Calcione sulla Calcione nuca! sulla nuca. Devastante. CJ potrebbe Modirosi. essere KO. Comunque ha preso la zona del cervelletto. È ancora gomitata devastante. E adesso Devil Lightning prende il controllo dell'incontro con questi attacchi poderosi. Prende La differenza di la stazza dei rincorsa due è. e ci inocchiata sullo stomaco ancora. Si può notare la differenza di stazza tra i due. I due atleti hanno una differenza molto grande. Lo stende. Con questa Niente da mossa. fare. Ci di rientrare, lo invita a rialzarsi. Calcione ancora. E Senton lo Lo prende con prende la con la testa. Prende sento. di testa, terza corda. Va CJ. Cosa vuole fare? Phoenix Mamma mia! Splash! Dalla terza corda! Incredibile! Tenta lo schieramento, ma niente. Ancora Lightning colpo è ancora vivo. troppo carico. Attenzione, va per un tuffo, va per un calcio, Ma non non va, riesce a non prenderlo. va. Non riesce a prenderlo. Lightning non cade a terra. Calcione devastante ancora sullo stomaco. Irish Whip. Bloccato ancora ginocchiata. Sta puntando allo stomaco di CJ Hangman. Attenzione, lo prende Ehi. Dragon Sleeper. Attenzione, lo vuole sottomettere. No, 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 corre. no, no, no. Ci sono Neanche il le tempo corde. di fare la presa. E E c'era. Hangman. Attenzione. Oh! Riesce a bloccare stavolta la ginocchiata ancora. Adesso lo prende un po' di cattiveria. Oh! Calcione ancora. Sale Ancora. di nuovo sulla terza corda. Vuole puntare sulla velocità, CJ. Ancora. Di Shooting nuovo. Star Press, No, non Shooting va. Star. Non va la Shooting Non è Star andata a Press. segno? Oh! Lo gira! Oddio! CJ! Cosa? Snapback Driver! Ancora, incredibile! Lo Devi un richiama. attimo, deve prendere un momento di pausa. Ancora Irish Whip. Ancora va per il pop-up! Con questo German ponte. Suplex! Ma nemmeno conto di Neanche uno! conto di uno. CJ è David incredulo! Lighting è uscito. Neanche ha dato il tempo all'arbitro di Sono. fare il Oh. conteggio. Lo stende. Cinocchiata ancora. Forse un superplex. Non lo so, ogni volta che Spanish sono fly. detto che qualcuno. Sì. Spanish fly. Sì. Wow! Spanish fly incredibile. CJ tenta lo schienamento. Ma nemmeno conto di Ma uno. nemmeno. Oh mio Dio. Devil. E adesso. Lo stende con questo. Colpisce, no? Non va a segno? Non va a segno. Zigzag. Zigzag. Marchia il suo territorio. Fa capire che questo è il suo ring. Oddio. Mamma mia, DDT sull'apron ring. Che manovra, che manovra. Ritorna CJ. all'interno. Si Non si vuole carica. provare con la sua mossa? Posso tentare il suo Sì. super kick? Non va a Niente da segno! fare. Kinshasa! Oh no. Ma Lightning. Devil non schiena. Devil. ha vinto! Ha Perché praticamente dov... vinto. No! Ne vuole fare un'altra? Ne Si vuole fare carica! un'altra? Ma guarda! Vinto! Dopo due di distanza, va per l'uno, due, Vince, vince! mio Dio, Abbiamo il quinto membro dell'Ether signori, Match. ginocchiata fatale da parte di Devil Lightning. Che guardate come festeggia. CJ prova a rotolare fuori dal ring dopo il colpo che l'ha Non messo credo. praticamente KO.
Qualcuno chiami un medico. DJ ha gravi problemi al collo. Dopo queste due King Sasha. Esatto, andate, scuote la testa appunto per il dolore probabilmente. Mio Dio. Ottimo opener. CJ ha dimostrato di avere grandi capacità nel lato sulla velocità. Ottimo match. Ah ragazzi, la serata continua. Noi in programma avevamo il match di qualificazione al ladder match tra Danny Black e Jacob Thorn, ma a quanto pare i programmi cambiano. Signori, Jack Coleman, che ricordiamo allo scorso Golden Page è stato battuto da Fireblood in modo non totalmente pulito, però è stato battuto. Adesso però mi domando se Coleman avrà qualcosa da dire a riguardo della situazione Fireblood. Lo scopriremo solo vivendo. Ragazzi, quel bastardo di Fireblood non solo si sta vantando della sua vittoria di settimana scorsa ai miei danni grazie a quel tirapugno infame, ma a quanto pare si sta trovando degli alleati. Io non so cosa ha Fireblood in mente, quel vile bastardo. Io non so veramente che piani ha. Spero solo che non sia niente di troppo pericoloso. Ragazzi, io vi amo. Io vi voglio un bene dell'anima. E non voglio che uno come Fireblood, che cerca di fare il finto Beniamino, possa mettersi in mezzo nella mia carriera. Io voglio conquistare il nuovo titolo che sarà messo in palio a Struggle for Freedom. Voglio conquistare il titolo light heavyweight della OWF e non permetterò che quel bastardo si metta in mezzo tra me e la mia ascesa nella divisione singola. Non lo permetterò mai. Attenzione però, Fireblood a quanto pare anche lui ha qualcosa da dire riguardante le parole di Jack Coleman. E quindi non lo so. Comunque Fireblood giustamente adesso si sbruffoneggia un po', dice: ah, ah, questo qua si vuole mettere di nuovo contro di me. Ricordiamo, Fireblood comunque qui è un vile bastardo, ma in IPWE tutti sembrano apprezzare il suo modo di fare, la sua aggressività e la sua tecnica. Quindi ora la mia domanda è: cosa avrà da dire Fireblood a Jack Coleman? E Jack comunque con sportività gli lascia il ring per parlare un po'. Cazzo, tu mi fai veramente ridere! Tu mi fai veramente ridere! Vieni qui a piangere perché vuoi il titolo light heavyweight! Ma vai a cagare, dai! Tutti sanno che io merito quella cintura! Io sono il migliore! Ma chi stai prendendo in giro, Fireblood? Te non sei nessuno! E anzi, sai che ti dico? Tu ti sarei pure trovato i tuoi alleati del cazzo, a me non frega niente di quello che fai! Io ti voglio affrontare, io mi voglio vendicare, io ti sfido ad un match tra team, questa sera nel main event! Che ne dici? Hai paura? Paura? Io? Amico mio, sai chi sono i miei alleati? Sono i Desunotto! Te oggi farai una fine che non hai idea! E potrai trovare pure, che ne so, Judas Steel come alleato! Non me ne frega niente, i Desunotto ti faranno un culo così! Ah davvero, figlio di puttana? Lo vedremo! Oh! Oh! Figlio di puttana, non lo dice a nessuno, Jack! E qua, adesso, parte una rissa all'interno del ring! Ma Coleman riesce ad evitare! Chop e gomitata! Lo stende con questa DDT! Coleman è carico! Vuole mettere in difficoltà Fireblood! Attenzione! I due adesso scendono dal ring, si incontrano! Parte una sfida ancora di attacchi, ma Fireblood resta velo dentro, cazzo, gli fa sbattere la schiena.
Contro l'Efron Ring, fa sbattere la faccia contro il paletto, forse. No, è lui! E Fireblood sbatte contro il tavolo! Vicious Attack! Signori, il main event di oggi sarà qualcosa di particolarino! Coleman ci è andato pesante, Coleman ci ha dato pesante prima! Abbiamo assistito a una powerbomb dal terzo paletto! Ma che cazzo ti sei visto te, scusami! Stavi in Cambogia? Quello può essere che succederà dopo, perché comunque Coleman va molto aggressivo, Cioè, vabbè, lo dico io anche perché Terry eri un attimo assente. Allora, Fire è entrato nel ring dopo le accuse di Coleman e ha accettato la sfida in modo porestio. Ma la cosa più divertente è stato come Coleman abbia insultato Fireblood alla fine del promo, e giustamente Fireblood l'ha attaccato e l'ha sbattuto contro il tavolo dei commentatori facendogli male alla schiena, quindi sono partiti anche due colpi di pistola. si vede che non ho seguito questo promo, forse dopo me lo recupererò. Vabbè, a parte questo, Fire ha lanciato con violenza prima Coleman, l'ha fatto sbattere la faccia contro il paletto e poi l'ha lanciato contro il tavolo, quindi può essere che Coleman lo vedremo un attimo più destabilizzato in questo match. Hai ragione, hai pienamente ragione, ma adesso passiamo un po' ai fatti. Danny Black e Jacob Thorne si affronteranno per qualificarsi nel ladder match a Struggle for Freedom. Sì, di nuovo un altro match di qualificazione. Comunque, signori, io direi di ricordare attualmente i partecipanti, che sono, in ordine, non di importanza, il campione! La madonna. Giacobbe qua si fa figo. Abbiamo il campione Andy Williams, il veterano Judas, la nuova leva Chris Sinister, che Judas e Sinister non hanno guadagnato la shot, ma i Booker hanno deciso di inserirlo essendo i due wrestler più vincenti all'interno della federazione, per ora avendo in pay per view due vittorie, che non sono da poco. Su due pay per view avere due vittorie in entrambi i pay per view, ottimo. Poi abbiamo un debuttante, Hayden Reed, il diavolo della federazione, Devil Lightning. E oggi e adesso scopriremo chi sarà l'ultimo partecipante del ladder match. Eh già. Però io punto i miei soldi su Danny Black, dato che deve cercare di affrontare Sinister dopo gli avvenimenti del Highway to Hell match di Angelo e Demos. Quindi si vedrà. Cioè, signori, diamo il via alle danze. Il match ha inizio. I due si squadrano. E Jacob parte subito con questa serie di calci. Spinning back kick. Va diretto adesso, Jacob. Adesso lo trascina mezzo al ring. Questo stomp sulle... Attenzione, Jacob. Forse ho parlato troppo presto con il commento. Ehi, ma che fa? Che fa? Ci vuole subito provare. Non ci vuole neanche tentare nel vincere pulito. Eh già. Attenzione, pugno. Ancora gomitata. E Jacob se lo toglie subito via. Incredibile. Guardatelo. E si carica. Jacob si carica. Sale sulla terza corda. Vuole volare. E lo prende in pieno. Oh. Contro le barricate. Va con questo face buster. Questo flatliner lo stende. Adesso si torna dentro il ring. Danny prende un attimo di nuovo il controllo dell'incontro dopo essere partito malino. Lo prende forse per un neckbreaker? Sì. Comunque ricordiamo, appunto, oggi ci sarà il tag team match tra i Desunoto accompagnati da Fireblood e
Jack Coleman con un alleato. E la mia domanda è: chi sarà il suo alleato? Io non ho molte aspettative, cioè non ne ho la minima idea su chi possa essere l'alleato, perché abbiamo Hideo Noto, che trovare un alleato per battere Hideo Noto ce ne vuole. Eh sì, ma più che trovare un alleato che riesca a batterli, un alleato che abbia voglia di affrontare Hideo Noto, cioè parliamo del tag team più dominante della federazione, che è... attenzione, gomitata sul petto. Ottima ripresa quella di Dani, che blocca Jacob e nella rincorsa va ancora per una gomitata. Seconda corda ancora, ma no, Dani sta lì ad aspettare e si carica con il pubblico. Jacob nel frattempo è sceso. Sione forse vuole volare, no, una finta. Gli dice: vieni all'interno del ring, affrontami. Secondo me se ne vuole andare, non lo so. E sì, a quanto pare se ne vuole andare Jacob. E Dani giustamente lo va a seguire, gli dice: ma dove vuoi andare? Io non voglio vincere così. Prende subito. I fari non ci fanno bene. Non ci fanno vedere bene quello che sta succedendo. E Dani riporta subito all'interno del ring Jacob. Si vede che ha scelto la cosa più giusta, scappare. Attenzione Jacob, però torna subito nel ring e ne approfitta. Backbreaker seguito da questo takedown, potremmo definirlo, lo stand. Adesso Irish Whip ancora, la lancia all'angolino. Oh, attenzione Jacob, riesce ad evitare, no. Calcio sullo stomaco. Bellissimo enziguri kick. Da parte di Danny Black. Adesso se lo carica forse per una powerbomb. No. Pele kick. Ottimo Pele da parte di Jacob, che si carica con il pubblico e gli dice: dai, fatevi sotto. Però attenzione, niente Danny da Black fare. A riportarlo fuori. Dice: come ti permetti, novellino. Lo riporta subito. Non vuole avere problemi fuori dal ring Danny Black. Attenzione, calcio sullo stomaco, no, non va. Evita. Lo stende con una power. Lo stende slam subito e lo rialza. Se lo ricarica subito. Oh, attenzione. Yokosuka cutter. Fantastica manovra da parte di Jacob Thorn, ma solamente niente contro di uno. Troppo fresco ancora Danny Black per subire uno schienamento vincente. E adesso Jacob lo carica, lo richiama. Va per un lariat. Non lo prende benissimo, ma comunque è efficace. Oh, parte con questo suplex. Superplex potrebbe anche definirlo. Incredibile prova di forza. Incredibile prova di forza da parte di Danny Black, che lo solleva. Mio Dio, dimostra la forza Jacob Thorn e richiama ancora il pubblico. Dice: è il momento di finirlo, è il momento di finirlo. Se lo caricano, niente da fare. Calcio sullo stomaco, non va. Bicycle kick va subito. Ed adesso Jacob, che tenta l'offensiva. Fireman Scary TKO. Terza corda per vuole Danny Black. La terza corda potrebbe finirlo. Elbow drop, picture perfect. E tenta lo schienamento. Uno. Solo contro di solo uno. Solo contro di uno. E Jacob, oh mio Dio, si rialza come l'Undertaker. E nella rincorsa gli dice: niente, dai, fatti sotto. Fare. Super kick! L'ha preso con un super kick. Dice al pubblico: non vi sento, non vi sento, non mi servite. Va ancora questa serie di close, no? Eseguri ancora da parte di Danny Black, che rialza subito Jacob Thorn. Forse vuole una chokeslam. Sì, una chokeslam. E dall'alto chokeslam. Devastante. Danny Black se lo carica subito. No. Pile driver. No. No, mio Dio.
Incredibile Gutbuster, ma corde! Jacob ci si ha sorpresi. Salva. E adesso Danny Black parla con l'arbitro, chiede se il tocco delle corde fosse giusto. E si rialza! E si rialza! Lo prende! No, 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 ti rapinano! No, 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 ok, solo conto di uno, solo conto di zero. Sta super kick sulla nuca! Dolore! Dolore! Lo può mettere a tappeto. Un altro super kick. Ed esce fuori dal ring. Dani, oh mio Dio, ci prova lui sulla terza corda. Crossbody! Crossbody! Mamma mia! Lo riporta dentro. Io sono ancora sbalordito. Pensavo fosse una pile driver e invece... Ci ha sorpresi tutti, Jacob. Lo invita ad entrare nel ring. Ancora ginocchiata. Sorkaika forse per niente una pile bomb. No! Secondo Pelé. Da parte di Jacob. I due stanno mettendo su una grande battaglia. Chi farà... Chi sarà il sesto uomo nell'under match? Attenzione, è Jacob adesso! No, 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 che no, subisce no, no, no. Il roll up! Uno! Uno! No, solo conto di uno! Niente da fare. Big put! Dritto boot. Sullo stomaco! Dani! Lo rialza! Irish whip! Lo prende? No! Jacob lo stoppa subito! Fare. Incredibile! Jacob lo ferma subito. Va. Niente. Per connettere qualcosa. Fireman's Carry. Ushigoroshi. Ushigoroshi. Lo rialza subito. È un altro big boot. È un altro big boot. Ma è questo un classico nel moveset di Danny Black che gira l'avversario in Scorpion Death Drop. Esce dal ring. Cerca la salvezza fuori dal ring. Vuole fare del male a Danny Black, che comunque sta dimostrando di avere una resistenza incredibile. Oh, calcione. Si pulisce la scarpa sulla fascia di Danny Black, di Jacob Thorne. Jacob però riesce ad evitare ancora una volta l'offensiva di Black. Va. Contro la Irpun. Dolore, dolore. No, 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 no. Contro il paletto. Ah, forse c'è un po' del sangue di Jack Coleman ancora su quel paletto. Non lo so. Non capisce perché Jacob sia entrato e uscito. Ha voluto interrompere il conteggio. Eh già. Attenzione, lo lancia contro la barricata con forza. Le barricate d'acciaio della federazione di Golden Page. O oh, no? No. Oh! Stomp al limite del legale comunque. Vabbè dai, non è che... Oh. È ancora serie di pugni. Ancora. Ancora Jacob lo lancia contro. Oh! Contro i gradoni. Dolore. E ancora Jacob stop il conto. Forse ha capito che per dimostrare di essere uno dei top ha bisogno di battere uno dei top con i metodi giusti. Tezzo! Oh, oh mio Dio! Vertigo! Fuori dal ring! Gli fa sbattere la capoccia! Attenzione! Oh no! Oh no! Ma! Sei passato! Panic Hammer! Ma... È andato. E vabbè. È andato. Rip. 7. Ma... Ma perché? No, Dani, non puoi vincere così. Non può vincere così. E non si rialza. Il pubblico lo guarda. E Danny cambia idea. Interrompe lo schieramento. Bella mossa quella di Black. No. Ti sei fatto qualche... Tequila di troppo. Ascolta, Black non è lo stende. No, Jacob. Jacob. No. Ancora. Se lo carica ancora. E di nuovo.
È andato. Cutbuster! Dai! Arbitro! Uno! Uno! Due! Due! No! No! Jacob esce dallo schieramento. Danny Black è incredulo. Allora lo rialza subito. Si taglia la gola. Se lo carica, forse una seconda Bernie Gamer. No, 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 mettila a fare. Mettila a fare. Irish Whip contro l'angolino. No. Ginocchiata sullo stomaco, dolorosissima. Forse tenta di uscire Danny Black. No, ma c'è Jacob che lo attende. Ancora tenta un'offensiva. Incredibile, Jacob! No! Pugni. Dani! Pugni! Oh! Oh! Cristo! Al tappeto! Che colpo! E qua che match! Dani! Richiama! Forse un'altra chokeslam! È andato! È finita! Lo richiama, no! No, no! No, no, no! Bruno Gamer così! Di nuovo. Una seconda. Ma sembra non aver finito. Oh mio Dio, Jacob è impazzito. Dani è impazzito. Dani è impazzito. Ha sete di vendetta. Vuole mandare un messaggio chiaro e tondo. No, super kick a David Lightning. Che German suplex seguito da super kick. Due. E tre! E tre! Danny Black si porta a casa la vittoria! Abbiamo che match! L'ultimo classificato del ladder match! E qua io, se fossi il Chris Sinister, sarei preoccupato! E Danny Black si gode una vittoria meritatissima! Che match! Che match! Si vede che Jacob aveva l'opportunità di ritagliarsi un nome. Sì. Ma niente da fare. Comunque Jacob se ne va sconfitto. Ma se ne va con una sconfitta comunque che gli fa onore. Match incredibile tra questi due. Ne vedremo delle belle in quel di Struggle for Freedom. Ma adesso è il momento del main. E signori, aprite le orecchie perché qui abbiamo un tag team match storico. I Desunoto scendono in campo insieme, cioè contro quella fighetta di Jack Coleman, che non è riuscita ad apprezzare la sua sconfitta. Eccolo, Fireblood. Ai danni del Determination Boy, Fireblood. Parli e Devon ne spuntano ne corda. Difatti, guarda chi sta dietro ad Eric Wolf. Sì, lo vedo, Fireblood, che accompagna Eric Wolf, credo, quindi che Shinigami entra da solo. Eh sì, ma Wolf e Shinigami sono praticamente... Cioè, loro in alcune interviste post Angels and Demons sono definiti due wrestler singoli che si sono alleati perché insieme possono letteralmente dominare un'intera categoria. Ed è vero, è assolutamente infatti vero. Poi, secondo me, Fire ha leggermente paura comunque di Shinigami. Cioè, ok, sono alleati, è tutto, per carità. Però Shinigami non lo puoi controllare, secondo me. No, neanche secondo me. Oddio. Ed eccolo, Eric Wolf. Cioè, noi parliamo di Shinigami, ma anche lui non è un tipo che scherza. Assolutamente. È più con le mani che con le parole. Eh già. Ma adesso è il momento di fare entrare con Human la seconda canzone di Death Note doppiata in inglese da Jonathan Young Shinigami. Che ecco, per la non ci pensa neanche prima volta vediamo che fa vedere il titolo al pubblico. Strano. Perché ricordiamo che Shinigami non vuole, tiene sempre il titolo sotto la sua veste e non lo vuole mai far vedere. Lo tiene come un suo segreto. Ma stavolta forse il fatto che ci sia uno come Fireblood, un wrestler di esperienza come Fireblood a guardarlo, forse ha deciso di far vedere il titolo al pubblico per far capire che quel titolo non andrà mai via dalle mani di Desunoto. Che Madonna mia. Cioè, ma secondo te? Sì. Di affrontare
questi due? Sinceramente non lo so. Cioè, Jack Coleman ha detto che ha un partner segreto, a meno che non sia qualche trasformazione di Carrot, non lo so, un Goku Mui. Broly serve qua. Broly. Mio Dio. Mamma mia. A proposito di Jack Coleman, eccolo qui. Il ragazzo dalle mille speranze. Tra l'altro, ricordiamo che te l'hai definito fighetta addirittura. Ma sì, ma perché? Sei stato pesante, sei stato pesantino. Doveva accontentarsi della stretta di mano di Fireblood. Fireblood se ne stava per andare lì tranquillo. Jack Coleman lo manda puramente a cagare e Fire, giustamente incazzato, gli dà un calcione sullo stomaco, lo sbatte contro il paletto e lo lancia contro il tavolo. Cioè, ok. Vabbè, dai. Okay. Questi qui non hanno buoni rapporti, si sa. Assolutamente. Assolutamente. Ma adesso andiamo a scoprire chi è il partner misterioso di Jack Coleman. Se è una divinità o meno. Spero che Jack abbia scelto bene. Deve aver... Aspetta. No. Oh mio Dio. Ma crazy. È ancora vivo sto qua? Ma non allora, credo, cioè. Allora, ricordiamo che, se non erro, proprio ad Angels in Demons c'è stato un match tra Coleman e Crazy Blue. Se non ricordo Oddio, male, cioè, ho la memoria di... Non vorrei fare il razzista, quindi rimango allora, zitto. Mi dissocio. Ma dissocio sì, da sì, quello che sta dicendo il mio compagno di commento qua. No, fidati, mi stava uscendo una cosa bruttissima. Madonna. Comunque sì, confermo che la regia mi conferma che ad Angels and Demons c'è stato appunto Crazy Blue contro Jack Coleman. E forse Coleman ha proprio preso Crazy Blue per il grande match che hanno tirato fuori ad Angels and Demons. Forse dice, se questo può mettermi in difficoltà, forse può mettere in difficoltà anche un team di bestioni come quelli dei Desunoto. Ok, è tutto da vedere adesso. In tavola. Che il match abbia inizio. Attenzione, Coleman parte subito con un running dropkick, ma Wolfie gli dice stai zitto. E lo stende con un lariat devastante. Ricordiamo che Coleman ha un po' di dolore allo stomaco dopo l'attacco di Fireblood, quindi è da vedere se Coleman riuscirà a mantenere un ritmo continuo nel match. Qua Wolf sta letteralmente giocando con Coleman. Incredibile elbow. Ancora un elbow drop. Incredibile. Attenzione, Jack si riprende, ma non va. Attenzione, Wolf. Attenzione, ginocchiata. Cerca di riprendersi Jack. E Wolf esce. Forse va a chiedere qualche consiglio a Fireblood, essendo lui comunque un esperto del campo. E guardate, Jack lo invita, gli dice dai, fatti sotto, fatti valere. E gli dice di no, ma lo butta fuori. Coleman con questa mossa senza rispetto ed indica il ginocchio, gli dice ti farò male proprio con questo. Adesso Wolf vuole far provare lo stesso dolore. Vorrebbe provare un attacco aereo? E guardate, Jack lo invita! Ma calcola male le distanze, Eric! Calcio sullo stomaco e va per una TDT! Semplice e pulita. Attenzione, Coleman adesso cerca di riprendere un attimo il controllo dell'incontro. Irish Whip forse vuole tentare una mossa in coppia con il suo alleato fortuito. Ok. Attenzione! Grattugia la Double foot stomp stupendo da parte di Crazy Blue, che stende Eric Wolf, ma adesso lo rialza subito. Tenta un super kick. Niente da fare. Attenzione, ricordiamo Crazy Blue, un prodigio della velocità. Qua in federazione. E Crazy Blue prende un po' di tempo per... Guarda Fireblood. Take down adesso. Questa head scissor
tenta di salire subito sulla terza corda. Oh, oh mio Dio! Lo intercetta con questo Lariat! E gli taglia la gola. Sì, si è fatto male, ma comunque cerca di mettere un po' il con... Prova di agilità da parte. Ha proprio detto a Fireblood, psych! Psych! E dice Fireball, dai, fatti avanti. Lo stende con questa spallata adesso. Si carica con il pubblico, Wolf. Carica con il pubblico, attenzione. Prendi questa presa, forse di sottomissione. No. Non lo so. Incredibile. Ottima manovra di Crazy Blue che sale subito sulla terza corda. Forse vuole tentare un moonsault. Un moonsault. Phoenix Flash! Cosa? Ma cosa mi stai a dire? Non solo conto di uno. Ma neanche. Cazzarola. Sì, potremmo dire anche un conto di zero. E adesso Chop. Wolf deve dare il... Aia. Ancora Chop. Questa ha fatto male. Io non vorrei mai essere in Crazy Blue. Porca troppo. E parte. Shinigami è partito. Qua non c'è niente da fare, signori. Qua lo guarda. Mamma mia. Lo prende a ceffoni. Gli dice, stai zitto, bambino. E guarda l'arbitro in modo incattivito. Shinigami gli dice, non metterti in mezzo. Va per una running Senton. Senton? Andata a segno. Attenzione. Coleman forse vuole provare ad attaccare. Shinigami. E Shinigami è un po' stordito dall'attacco di Coleman. Brutta mossa. No, attenzione. A terra. Colpo basso da parte di Coleman che ne approfitta con tutte pur di cercare di mettere a terra il colosso della OWF. Attenzione. Forse belli tu belli, niente da fare, testata. Uppercut. Forse vuole una mossa in coppia con Coleman, ma no. Lo lancia di forza contro l'angolo, mio Dio. Cristo. Inziguli molto. Signori, devastante. Prepariamo il necrologio del caro e vecchio. No. Crazy Blue Dan. E qua Shinigami si è incattivito. E Coleman lo va a guardare e dice, come ti permetti? Attenzione, Shinigami è caduto male su uno dei monitor. Forse può metterlo sul tavolo. Attenzione. Crazy Blue è andato? Niente. Ci prova con tutte le sue forze, ma Shinigami non ne vuole sentir parlare. Oddio. Lo mette sul tavolo. Una forza incredibile, quella di Crazy Blue. Ma non ce la potrà mai fare. No. Oh mio Dio. Lo impacchetta. Pentagon Driver. E qua Crazy Blue potrebbe vincere per count out. No. Mossa intelligente quella di Crazy Blue. Ma. Oh mio Dio. Cosa? Oh, come? Ma Shinigami non ha subito. Shinigami non ha. Tony, cosa è successo? Tony. Ma è umano. Questo l'abbiamo appurato vari giorni fa. No, non è umano. E oh mio Dio. Prende pure Coleman. Di peso. Over the head. Belli to belli. E Coleman deve uscire subito. Qua Crazy Blue adesso subirà l'ira del demone. E di nuovo, ok. Combinazione dolorosissima. E adesso Shinigami la più chiudere qui con la sua combinazione preferita. Big boot. È una seconda Senton Bomb ed è finita. È andata. Cosa? Come? Conto
di 0 e le Cresti Blu adesso a fargli vedere come si fa. Anto, ma cosa sta facendo Cresti Blu in questo match? Ma io non ci sto a credere. Cioè, io lo metterei di diritto nel ladder match se non fosse già pieno. E adesso Cresti Blu lo lancia contro le corde. Passa sotto. No, vabbè. Dropkick! Fantastico! Si carica Cresti Blu! Si carica Cresti Blu! Sale sulla terza corda! Sale sulla terza corda! Che cosa vorrà mai fare? Oh, Dio! No! Moonsault! Double! Rotation! Moonsault! Oh no! Uno. Ma no! Conto di uno! Conto di uno! Conto di uno! Quello di Shinigami! Cresti Blu è incredulo. Shinigami non è umano. Pur ancora gomitata. Niente. Shinigami gli dice di stare zitto. Forse vorrebbe provarlo. Chissà che cosa vuole fare. Cosa vorrà mai fare? Sì! Swinging Uranagi. È lo stand, ma... Oh oh. È qua Wolf. È freschissimo. Potrebbe chiuderla qui con un suo classico. Knee drop. È andata. È andata. Uno. Uno. Due. Attenzione. No. Coleman non vuole dare questa soddisfazione a Fireblood. Per alcun motivo al mondo. Ancora. L'arbitro non riesce a stoppare la furia combattiva di Coleman. Eric ma Wolf. Credo che l'arbitro gli voglia far fare. Ma attenzione. Guarda lì. Prende la rincorsa. Lo butta via. No! Ed è Coleman. Bellissimo. Adesso. Oddio mio. Phoenix Splash. Mio Dio! Io... Senti quando non trovi le parole? Sì! A cosa? Sì, cazzo! Perché i Desunoto danno così tanto spettacolo con qualsiasi team? Esatto! E se Fire! Fireblood dice... Eric Wolf che deve rientrare. Attenzione. E ce la fa. Comunque. Jack! Jack Coleman! No! Qua ha fatto una brutta mossa. Sta perdendo tempo. Perché nel ring c'è Cresti Blu. Che sta subendo. Tutte l'angheria infatti. Di Eric Wolf. Però. Oh no! Coleman! È stanco. È finito, uno! Uno! Due! No! No! Oh no! E si libera? Oh no, è Wolf che dice no no bello mio! No no! No no bello mio! No no! Attenzione! Jack! Mamma mia! Cazzo! E signori! Get the hell out of the table! No, vabbè! Qua Wolf vuole finire Coleman! Ma Coleman! Niente! Non ci sta! E ancora! Guardate, Fireblood dà una mano a Wolf! Vuole fare qualcosa! Ma guardate! C'è Fire! È un pandemonio, signore e signori! Oh cazzo! Ma contro il fatto... No, no! Oh! E adesso! Attenzione, lancia contro le barricate, Coleman! Prende la rincorsa! Belli tu, belli sul belli monitor! E aiuto! Cresti Blu è lì per dare una mano al suo amico! Cresti Blu è qui! Madonna Wolf! Eric ancora! Sta di... Aia! Oh no! Oh no! Qua potrebbe vincere per squalifica! Potrebbe vincere per count out! Cresti Blu non riesce a rialzarsi! Oddio! Ma come? Cosa? No!
Shinigami dice: no, io non voglio vincere così. Non vuole vincere per... E Wolf giustamente gli dice: cosa stai facendo? Cosa stai facendo? No! No! Tocca troia. No. Qua non, non ci sa, vuole pensare. Qua non sa che fare Jack. È in uno contro due praticamente. Ed infatti... Povero Crazy Blue. Povero ci Crazy Blue. Ci rendiamo conto. Lariat. Ancora Lariat. Ed è finita. Jumping Lariat. Cazzo. Vuole metterlo a segno. Vuole mettere a segno questa cosa. No! Super Kick non c'è! Crazy! Crazy! Crazy Blue! Va con un roll up! Va con un roll up! Attenzione! Crazy Blue! Ha l'opportunità di una vita! Riesce a dare il tag a Coleman! E adesso Jack è incazzato come non mai! È incazzato come una faina! Enziguri Kick dimostra la sua potenza. Super kick sullo stomaco. E si carica. Guardate, Wolf striscia. Forse vuole dare il tag a Shinigami. Ma pugno da parte di di forse. Coleman. No, no, no. Suplex. Neck breaker. Va con un neck breaker. Ma se ne frega tantissimo. E dice: fatti avanti. Comeback. Fatti avanti. Che match, signori e signore. Sling Blade. E guarda Fireblood. E gli dice: questi sono i tuoi alleati? Sono questi i tuoi alleati? Va per un Enziguri, no! Niente da fare! Wolf! Headbutt! No, non è possibile! Per favore, no! È andato! Rip! È andato! Iron Claw Slam a segno! Uno, due... No! No! No, mi stai prendendo per il culo. Oh! E Jack Coleman! Lotta! E niente da fare! Gli dice: dai! Fammi vedere cosa sai fare! E lotta come un guerriero! Mio Dio! Serve un miracolo per Coleman e Crazy Blue per vincere questo incontro! Lo richiama ancora! Lo stand se lo vuole mettere a tappeto. Lo invita a rialzarsi. È il tempo della mossa finale. È il momento di dire che è finito il tempo delle mele. Attenzione! Jack ce la fa. E continua a combattere come un vero guerriero. Oh! E non si stanca. Dai! Oh! Attenzione! Butta non giù. Ne vuole più sapere. Non ne vuole più sapere. Chissà cosa vuole fare adesso Coleman. Oh, vuole... Ma no, aspetta, non sto capendo. È impazzito. No, va bene. No, va bene. Poi si sfoggia il ring. Padre, la terza corda. Schienalo. E c'è l'uno, due e tre. Prima sconfitta dei Desu Nozu, la streak è di vita. Ok, avranno vinto solo due incontri. Cioè comunque scusate, i Desu Nozu in carriera hanno fatto solo tre match con questo. Però li hanno dominati. Porca puttana, Crazy Blue ha fatto lo spot della serata. Cioè ha veramente distrutto il pubblico con quella mossa. Nessuno se l'aspettava. Vogliamo parlare della powerbomb. Sì. Cioè, non gli bastava una powerbomb normale. No. Da paletto. Dalla terza corda.
E sono Casey Blue e Jack Coleman a vincere l'incontro. E i due che si sono affrontati a Angels and Demons adesso stanno festeggiando una vittoria che è come vincere i titoli di coppia ormai. Esatto. E secondo me qua però Fireblood vuole vuole una rivincita. Forse proprio a Struggle for Freedom. Lo vedremo a Struggle. Però io ho il presentimento che qua Fireblood non abbia accettato di aver perso indirettamente. Possiamo salutare il pubblico? Sì. Signori, signori di Newcastle, qua Tragic. E di il tuo nome però. Ah, pensavo. Vabbè. E sangue infocato. E Tonino. Vi salutano. Noi ci rivediamo in un prossimo.